trovare una strategia comune per sostenere le azioni tese a politiche di intervento per le fasce più deboli. È l'obiettivo che l'amministrazione comunale di Benevento e le associazioni di volontariato perseguiranno insieme per attuare la programmazione del PNRR. A Palazzo Mosti l'incontro con gli enti del terzo settore. L'assessore alle politiche sociali, Carmen Coppo, l'ha annunciato. Ci muoveremo sulle 7 linee di intervento con altrettante schede progettuali per supportare i vari ambiti. Prevediamo di istituire delle strutture alloggiative dove i disabili potrebbero iniziare anche percorsi di autonomia, altrettanto per quanto riguarda un centro servizi per la povertà. Nel quartiere Pacevecchia c'è una bella struttura dove riqualificata e rigenerata per quanto riguarda il centro, un centro servizi per la povertà e anche per le famiglie. E per rafforzare l'interlocuzione sul piano istituzionale si è deciso di dare inizio ad un percorso di condivisione tra le associazioni che a loro volta si coordineranno con il Comune anche in vista della creazione di una consulta del terzo settore. Fabbricare un'idea che promuova all'interno del PNRR ma anche al di fuori, diciamo, non casualmente, non in maniera un po' bizzarra, peraltro anche a volte in contrapposizione tra realtà contro realtà, ma insomma di avere la regia, la chiesa regia del Comune, cosa che noi facciamo volentieri, e di andare avanti in modo tale da far sì che la città sia sempre più inclusiva.